In questo video ripercorreremo gli avvenimenti e cercheremo di comprendere le cause della disgrazia che durante i lavori di ammodernamento del viadotto Italia hanno portato via Adrian Miolca dall'affetto dei suoi cari e dei suoi colleghi. Il viadotto Italia, costruito tra il 1966 e il 1969, permette all'autostrada A2 del Mediterraneo, anche nota come Salerno-Reggio Calabria, di scavalcare la profonda gola del fiume Lao tra le uscite di Laino Borgo e Mormanno. Con i suoi 260 metri di altezza è stato per 35 anni il viadotto più alto d'Europa, fino a quando, nel 2004, il viadotto di Millau, in Francia, gli ha strappato il primato. Questa imponente opera è costituita da 18 pile in calcestruzzo armato a stilata unica che sorreggono entrambe le carreggiate. Le tre campate centrali a grande luce sono costituite da un'unica trave scatolare in carpenteria metallica, mentre i 16 impalcati minori erano costituiti da travi in calcestruzzo armato precompresso fino al 2016, quando sono state sostituite da un unico impalcato continuo in acciaio Corten. Proprio nell'ambito di questi lavori, quel pomeriggio Adrian e i suoi colleghi erano impegnati nelle attività di demolizione con esplosivo dell'impalcato 13, carreggiata sud. Adrian si stava dedicando alle attività di pulizia e piccola manutenzione dei mezzi che quotidianamente si effettuano a fine giornata. Purtroppo, questo viadotto non è come gli altri. Al suo interno è nascosto un difetto del quale né Adrian né gli altri tecnici della Nitrex né nessun altro tecnico in cantiere può essere a conoscenza. Improvvisamente, senza che la struttura dia il benché minimo preavviso, l'intero impalcato sul quale Adrian sta lavorando scivola verso la pila 13 più bassa, perdendo l'appoggio sulla pila 12, e cade nel vuoto. Nella caduta l'impalcato ruota leggermente su se stesso, impatta al suolo di punta, frantumandosi per circa la metà della sua lunghezza, andando poi a ruotare verso la pila 13, sulla quale impatta con le testate delle travi e sfondando in quattro punti la parete della pila, tra le costole. Il volo di oltre 70 metri non lascia scampo ad Adrian, che muore sul colpo. Cerchiamo di capire cosa è successo e soprattutto perché. Perché l'impalcato 13 Sud, a differenza degli altri 31 impalcati dello stesso ponte, demoliti con successo con le stesse modalità, ha avuto questo comportamento? E cosa più importante, si poteva prevedere? Tutte le misure di sicurezza previste dalle norme in materia e dai piani predisposti erano state rigorosamente rispettate. Il progetto del viadotto era stato attentamente studiato per definire le modalità di demolizione più efficaci e sicure. Quella squadra aveva già demolito migliaia di impalcati come quello. Eppure qualcosa è andato storto. Con l'aiuto della computer grafica cercheremo di ricostruire il progetto del viadotto e la dinamica dell'incidente.
Il progetto del Viadotto Italia, redatto dagli ingegneri De Miranda, Cestelli Guidi, Gallo, Bedeschi e Casciani, prevedeva che le travi in calcestruzzo armato degli impalcati, come l'impalcato 13 Sud, fossero vincolate alle pile con appoggi di tipo fisso su entrambe le testate. L'incastro tra trave e pulvino era previsto con delle barre d'acciaio FE52 di 70 mm di diametro, inserite in tubi da 120 mm di diametro. Due barre per ogni testata, per un totale di 16 barre per impalcato. Le deformazioni dell'impalcato per le variazioni termiche sarebbero state assorbite dal gioco di 50 mm della barra nel foro sul pulvino. Questo accorgimento era assolutamente fondamentale per garantire la sicurezza alla perdita d'appoggio dell'impalcato, ovvero per evitare che l'impalcato scivolasse dagli appoggi, ma anche per garantire la catena cinematica, cioè la continuità meccanica di tutta la sovrastruttura tra le due spalle del viadotto. L'accorgimento di vincolare l'impalcato su entrambi gli appoggi e non su uno solamente costituiva un'intelligente soluzione al problema della catena cinematica, ovvero conferiva a tutto il ponte una continuità meccanica che ne avrebbe migliorato la resistenza in caso di forte sisma. Il progetto di ristrutturazione del viadotto prevedeva la demolizione di alcune pile, di tutti gli impalcati in calcestruzzo armato e dei cosiddetti monaci, strutture in calcestruzzo armato realizzate in testa alle pile, sui pulvini, in modo da poter sostituire tutto il piano orizzontale con un'unica travata continua in acciaio Corten. Dalle tavole as-built, ovvero dagli elaborati grafici della costruzione così come è stata realmente eseguita, risultava per certa la presenza di 16 barre di collegamento tra impalcato e pulvini. Il piano di ristrutturazione, pertanto, aveva previsto la demolizione dei monaci prima degli impalcati. Ma su quell'impalcato la situazione non era questa. Quelle barre, fondamentali per mantenere l'impalcato al suo posto nel lontano 1969, non furono installate. Solo dopo l'incidente è stato possibile scoprire che le pile furono costruite circa 20 cm più distanti l'una dall'altra, cosicché solo in quell'impalcato non fu possibile far passare nessuna delle 16 barre di fissaggio. L'impalcato fu lasciato libero su un appoggio ridotto di circa 10 cm e senza vincoli al pulvino, dove è rimasto per tutta la sua durata di esercizio, bloccato nella sua posizione dal solo contrasto dei due monaci. Una volta demoliti i monaci, le travi sono rimaste semplicemente appoggiate, senza vincoli, libere di scivolare sulle piastre d'appoggio. Sulla corsia opposta, il traffico veicolare e di cantiere continua ad essere sostenuto nei due sensi di marcia. Il movimento continuo dei mezzi, soprattutto dei mezzi pesanti, come in ogni viadotto, continua a trasmettere alle pile forti sollecitazioni che le fanno oscillare, soprattutto in senso longitudinale, a causa delle forze indotte dalle azioni di frenata e accelerazione dei mezzi. Piccoli movimenti, impercettibili, ma che con il passare dei giorni causano altrettanto piccoli ma continui spostamenti delle travi dell'impalcato dai suoi appoggi. Alle 16.43 di quel giovedì qualunque di lavoro, un quarto d'ora prima della fine della giornata lavorativa, l'impalcato 13, che è sopra di me, perde l'appoggio e cade, portando con sé il povero Adrian. Un'omissione compiuta 50 anni prima e scientemente mascherata si è tramutata in tragedia. In tutti gli altri impalcati le barre furono regolarmente installate. Nulla lasciava presagire che l'impalcato 13 Sud ne fosse privo. Era anche impossibile sincerarsene in anticipo dal momento che le barre erano annegate nel corpo della trave, intimamente inglobate nella fitta gabbia d'armatura
della testata, della trave e del pulvino. Solo dopo l'incidente è stato possibile scoprire quel difetto costruttivo mascherato, un errore di 20 cm su una luce di 45 metri. Un miracolo che quell'impalcato con il suo appoggio ridotto sia rimasto in esercizio per tutto quel tempo. In seguito a quel tragico incidente, nel dubbio che quella stessa omissione fosse stata ripetuta in altri impalcati e per poter proseguire il lavoro in sicurezza, furono installate delle mensole provvisorie per vincolare le travi alle pile. In quel lontano 1969, qualcuno, pur sapendo che quelle barre non erano solo un dettaglio di poco conto, si rese responsabile di una grave omissione, nella speranza che nessuno se ne sarebbe mai accorto. 50 anni dopo, Adrian se n'è accorto.